Buongiorno a tutti e benvenuti a Maddalena Fabbridestro e Arturo Nuara, che sono i nostri ospiti di questa nuova intervista per il canale Fight the Virus. Quindi benvenuti Maddalena e Arturo. Grazie Grazie. Francesca. Oggi è il 15 dicembre 2022 e noi proseguiamo con queste interviste in remoto che permettono poi alla comunità delle famiglie Fed Stroke e a tutte le persone che gravitano intorno a questo movimento di ascoltare e approfondire in un ambiente più informale, ma sicuramente con degli esperti, delle tematiche specifiche. In questo caso, nella puntata di oggi parleremo dei neuroni specchio, appunto lo faremo con Maddalena Fabbridestro, che è una psicologa, psicoterapeuta, dottore di ricerca in neuroscienze presso l'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale Ricerche di Parma, e con Arturo Nuara, anche lui presso lo stesso istituto, neurologo. Ed entrambi li abbiamo conosciuti perché hanno collaborato con noi in questo progetto che ha avviato un po' le attività anche di ricerca della Fondazione Fed Stroke, che è il progetto Mirrorable. Quindi avremo modo di parlare anche di questo. Io congederei per un attimo il dottor Nuara e cominciamo invece con a dopo. Cominciamo Ciao. invece con Maddalena a ripercorrere un po' tutta la storia dei neuroni specchio e parlare un po' anche degli approfondimenti che ci hanno chiesto alcune famiglie. Prima un patto d'aula, Maddalena, una cosa veloce, veloce, ci diamo del tu, quindi direi che questo non è un problema, che però non è così comune, no? Quando si parla con i medici c'è sempre questa simmetria dei ruoli e quindi ci fa piacere in questo contesto, appunto, anche se non parliamo con dei medici, ma parliamo degli esperti competenti di questa materia. E poi ognuno di noi è consapevole del proprio ruolo professionale, noi portiamo quello che è l'esperienza delle famiglie, per cui ti faremo anche tante domande, ti chiediamo di parlare in un linguaggio semplice, comprensibile a tutti, ma sappiamo che appunto nel tuo caso questa precisazione appunto è ridondante, diciamo. Allora, Maddalena, abbiamo la prima opzione di dire se vogliamo partire dalla storia della scoperta dei neuroni specchio oppure se vogliamo subito definire che cosa sono i neuroni specchio. Beh, direi che sono due aspetti che vanno insieme. Quindi racconto un po' la storia e vi racconto un po'. Ci diamo del tu, chiaramente, perché ci conosciamo da un po' di tempo, però giusto per raccontare, noi con il professor Rizzolatti ci diamo sempre del lei. E Vedi? questo significa, sì, da sempre. I suoi allievi danno del lei al professore, ma questo non significa che ci sia, non manchi l'affetto e quel contatto umano che comunque ci rende parte della stessa squadra, quindi lei o tu, per noi è la stessa cosa. Hai Cioè non... fatto bene a precisarlo. Ci racconti anche chi è il professor Rizzolatti, no? Perché è una figura sicuramente nota, soprattutto per il mondo della ricerca italiana, però così cominciamo a mettere un po' di tasselli. Sì, allora il professor Rizzolatti è uno scienziato. E di fama nazionale e internazionale, che era alla guida del gruppo definiti Beatles delle neuroscienze, che hanno scoperto questi neuroni, quindi queste cellule presenti nel sistema nervoso della scimmia, con proprietà particolari. Quindi stiamo parlando degli anni 80, anni 90, fine anni 80, primi anni 90, quando i ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze, del Dipartimento di Neuroscienze di Parma, e stiamo parlando di professor Giacomo Rizzolatti, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi e Vittorio Gallese, tutti oggi professori di fama nazionale e internazionale, stavano lavorando sulla corteccia motoria della scimmia. I racconti più divertenti dicono che la scoperta è stata fatta perché un ricercatore è entrato in laboratorio mangiando un panino o un gelato e da lì hanno scoperto i neuroni specchio. In realtà la vera storia è un po' diversa, nel senso che loro
Era da anni che studiavano la corteccia premotoria della scimmia e il primo lavoro che è uscito nell'88 mostrava che dentro questa corteccia motoria, dove tutti ci aspettiamo che i neuroni si comportino partecipino all'esecuzione del movimento, in realtà codificavano non soltanto il movimento, quindi quando la scimmia afferrava una nocciolina, ma codificavano qualcosa di più, cioè lo scopo di quel tipo di azione. In Questo quel è. Lo caso era mangiare, scopo era afferrare. afferrare. Questo è afferrare il famoso grasping. Quindi la storia inizia da lì, dal fatto che loro trovano all'interno della corteccia premotoria della scimmia una proprietà nuova, cioè sia che la scimmia afferrasse questa, facesse questo grasping, afferrasse la nocciolina con la mano destra, con la mano sinistra o con la bocca, il neurone rispondeva. E qua la loro grande capacità di interpretare questo tipo di funzione di questo neurone, che non era la codifica del movimento, come tutti ci si aspettava che fosse, ma era la codifica di uno scopo, cioè il grasping. Perché dicevano, perché sono arrivati a questo? Perché se lo stesso neurone ti risponde sia che la scimmia eseguiva il movimento con la mano destra, con la mano sinistra, con la bocca, non può essere legata a quell'area, a quella rappresentazione di quell'effettore, mano destra, sinistra o bocca, ma deve essere legata a qualcos'altro. E lì la codifica dello scopo. Poi inizia la grande rivoluzione del sistema, della concezione del sistema motorio. È da questo momento che parte la vera scoperta. Poi, successivamente, e grazie a questa conoscenza del funzionamento della corteccia, di questa porzione della corteccia premotoria della scimmia, loro trovano una risposta particolare, cioè studiano ancora una volta il neurone di movimento, quindi loro studiano come il neurone si attiva quando la scimmia afferra una nocciolina. E lì il neurone spara, è una corteccia motoria, ci aspettiamo che ci sia la risposta del neurone e la cosa straordinaria e particolare è che scoprono che lo stesso neurone che si attiva durante l'esecuzione del movimento, si attiva anche quando la scimmia osserva lo sperimentatore eseguire quella stessa azione. E qua la particolarità, cioè già avevano detto che all'interno della corteccia premotoria i neuroni codificavano lo scopo e già era una cosa particolare. E qua dovevano fare un passo ancora di più, ancora più grande rispetto alla comunità scientifica, e cioè raccontare che la corteccia premotoria aveva delle proprietà più di natura cognitiva, quindi non soltanto motorie, ma se quel neurone si attiva durante l'osservazione di un'azione, della stessa azione che la scimmia aveva eseguito in quel momento prima, voleva dire che c'era una sorta di codifica. Che tipo di codifica era? Loro hanno pensato che fosse la capacità di questa della proprietà di questi neuroni di poter codificare quello che la scimmia stava osservando, cioè capire quello che la scimmia faceva e quello che lo sperimentatore faceva. E da lì tutto l'idea del mirror, perché mi rispecchio nell'altro e rispecchiandomi capisco l'altro. Questa è stata E il anche nome è nato proprio lì, in questa prima fase, il nome Mirror, neuroni specchio? È nato lì, un po' perché la letteratura è una letteratura inglese, cioè di lingua inglese, e di conseguenza il primo lavoro che è uscito era proprio il raccontare e la definizione di mirror neurons. Quindi si chiamano neuroni specchio e non neuroni a specchio? Ma noi li definiamo neuroni specchio, poi neuroni a specchio, sì, di solito diciamo neuroni mirror perché siamo abituati a raccontarlo in questo modo. Poi è vero che la traduzione in italiano diventa Un po' un variabile. Senti, quindi com'è stata accolta questa scoperta all'inizio, no? Perché poteva essere una scoperta rivoluzionaria e da tanti è stata definita come qualcosa che ha cambiato proprio la storia della neurofisiologia, della biologia. certo. Però c'è Beh, stato anche scetticismo all'inizio? un po' timidamente, nel senso che comunque loro raccontavano una storia nuova, quindi veramente il sistema motorio cambiava veste, o non lo cambiava totalmente, nel senso che rimaneva comunque e rimane una parte
della corteccia che ha delle funzioni motorie ben specifiche. Quello che loro hanno portato è stato un aggiungere una proprietà o comunque raccontare l'esistenza di una popolazione che abita lì, esattamente abita nella corteccia premotoria, che ha funzioni differenti. Quindi inizialmente era un po' difficile riuscire a raccontare questa storia ed è stata la loro grande intuizione, però, perché non per tutti poteva essere, hanno controllato in tutti i modi questa capacità o questa risposta da parte dei neuroni, anche per essere sicuri. I primi lavori oggi sono citatissimi perché sono i lavori di partenza. Beh, però, è vero che il professor Rizzolatti è uno degli scienziati italiani, o forse lo scienziato italiano con più citazioni in assoluto? Sì, lo è stato, adesso chiaramente con gli anni le cose cambiano, però fa parte sicuramente, per tanti anni è stato lo scienziato più citato. Oggi avanzano anche altre discipline, quindi ci sono anche altri scienziati. Comunque nel campo delle neuroscienze sicuramente è un'autorità ed è la persona che è stata identificata, anche perché era lui l'esperto, lui partiva dalla scuola di Moruzzi, ha sempre lavorato, era un fisiologo di quelli duri e puri, quindi insomma prima lavorando sul gatto e poi dopo è passato alla scimmia. E sicuramente è una persona di grande cultura e anche di grande intuizione, perché è stato grazie a lui e alla squadra che era con lui che tutto questo è stato possibile. È stata una grande rivoluzione, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio. Il passaggio successivo è stato quello di dire: siamo sicuri che questo tipo di proprietà appartenga solo alla scimmia o è presente anche nell'uomo? Questo è stato l'altro grande passaggio. E è stato possibile grazie ai rapporti che avevano con il San Raffaele, dove all'epoca c'era Ferruccio Fazio, e quindi sono corsi a San Raffaele dove c'era una PET e hanno provato a testare in... La PET, spieghiamo che cos'è, un macchinario che misura un po' come la TAC, forse, come abbiamo in mente noi. La risonanza permette come di la vedere risonanza. Le variazioni che esistono all'interno, una risonanza di natura funzionale, quindi tutte le volte che un'area si attiva perché è coinvolta in un tipo di processamento di informazione, c'è una variazione all'interno del nostro cervello. Quindi da lì loro misurano come è possibile, qual è la reattività della corteccia durante l'osservazione, in quel caso, di un certo tipo di stimolo. Quindi in quel caso al San Raffaele c'erano umani, non c'erano più scimmie, ma c'erano persone. C'erano delle persone, erano degli studenti che osservavano lo stesso tipo di azione, cioè dei grasping, perché qua tutto nasceva dal grasping, e quindi si è continuato a osservare, a testare quella parte, cioè dentro la PET loro vedevano una mano che arrivava e afferrava un oggetto. A quel punto veniva fatta una scansione del cervello del volontario, dello studente, immagino, e lì si andava poi a vedere che cosa succedeva in una condizione in cui il soggetto osservava quel tipo di azione piuttosto che una condizione di controllo, perché chiaramente bisogna sempre mettere a confronto i due aspetti. E hanno visto che queste proprietà o questa attivazione che loro avevano trovato nei neuroni, e quindi senza ombra di dubbio presente a livello del singolo neurone, era presente anche nell'uomo. Quando parliamo di meccanismi, quando parliamo di uomo, non parliamo più di neuroni, perché ad oggi i neuroni mirror nell'uomo non sono mai stati registrati, perché il singolo neurone è un'altra storia rispetto a una popolazione di neuroni che comunque vengono indirettamente registrate attraverso la risonanza, la PET o altre tecniche. Quindi quando parliamo dell'uomo, solitamente noi parliamo di meccanismo mirror. Perché nell'uomo, se capisco bene, quindi non è possibile fare come si faceva con la scimmia, misurare l'attività del singolo neurone, no? Questo implicherebbe aprire il cervello a condizioni non ecologiche, perlomeno. Beh sì, sarebbe una cosa un po'... Cioè, sì, l'idea è di andare verso, però è chiaro che per scopo sperimentale non è eticamente possibile fare una cosa del genere, ovviamente, e nessun comitato darebbe la propria, e forse neanche nessun volontario darebbe la propria disponibilità. E quindi da un punto di vista, cioè nell'uomo dobbiamo farlo in maniera indiretta, e lo facciamo attraverso queste tecniche che ci permettono di fare
fotografia nel tempo di quello che è il cambiamento che avviene all'interno del cervello della persona e da lì stimare effettivamente l'attivazione di alcune aree rispetto ad altre. Quindi, di fatto, anche se in misura indiretta, anche nell'uomo è stato mostrato, in diretta semplicemente perché non abbiamo il neurone, è stato mostrato la presenza di un meccanismo mirror che funziona similmente a quello della scimmia. È chiaro che quando passiamo dalla scimmia all'uomo dobbiamo tenere conto di una complessità implicita e intrinseca nella specie, quindi l'uomo è molto più complesso da studiare rispetto alla scimmia, anche se si possono fare molte più cose, perché si possono valutare molte più funzioni, molti più aspetti cognitivi. Di fatto però il mirror sia nella scimmia che nell'uomo è un meccanismo di base, quindi questo di fatto esiste. Quindi esiste in tutte le persone. Sì, di fatto noi non, anche lì il limite oggi è che non abbiamo studi che ci permettano di valutare in maniera così chiara questo, la presenza, però indirettamente anche lì abbiamo tanti studi fatti anche in età dello sviluppo che mostrano come effettivamente ci siano anche gli studi condotti da Meltzoff negli Stati Uniti con neonati proprio nelle prime fasi della nascita, che mostrano come ci sia un meccanismo o come ci sia una risposta di natura imitativa, anche se poi tende a sparire nel tempo, durante l'osservazione di espressioni facciali. Neonati a poche ore dalla nascita, se messi di fronte allo sperimentatore che tira fuori la lingua o la apre, quindi gesti che possono essere in qualche modo eseguiti da neonati, c'è questo tipo di risposta. È una risposta che poi nel tempo tende a calare per trasformarsi poi in altri tipi di risposta. Quindi questo vuol dire che in quella prima fase della nostra vita siamo potenzialmente più reattivi a questo meccanismo di imitazione? C'è questa risposta che è stata mostrata nei neonati, ma come tante altre cose, l'imitazione nei bimbi piccoli è molto più forte rispetto a un bimbo più grande o addirittura un adulto. Beh, è giusto che sia così, nel senso che nelle prime fasi la pietra miliare che ci permette di evolvere è l'imitazione. Senza questa noi non potremmo apprendere o arricchire il nostro bagaglio, quindi tutto avviene attraverso questi processi imitativi. Fai così, muoviti così, poi non c'è una copia perfetta di quello che viene osservato, ma ci sono questi elementi che poi vanno a raffinarsi grazie a quelle che sono le competenze di quel momento del bambino, che poi crescendo le raffina e le sviluppa in maniera personalizzata. Quindi sì, di fatto poi crescendo il nostro prefrontale si sviluppa sempre di più e inibisce dei comportamenti imitativi, se no saremo continuamente a ripetere quello che l'altro, che osserviamo dall'altro, e che ci permette di capire quello che noi stiamo osservando, ma non di ripeterlo. Anche perché non è necessario, quindi è tutto. E tu hai parlato di evoluzione, quindi questo meccanismo ci ha permesso anche proprio come razza umana di evolverci negli anni, nel tempo, questa capacità di apprendere l'uno dall'altro? L'imitazione ci permette di evolvere, sì, quello sicuramente. Ci sono nei primati superiori, come ci sono degli esempi. È un'altra specie che non è possibile testare perché è molto simile all'uomo, si vedono dei comportamenti imitativi tipo di rottura o tool making da parte del piccolo che osserva la mamma, quindi sicuramente quello permette. D'altra parte, se noi non osserviamo gli altri non capiamo come questa cosa può essere fatta, quindi sembra che anche alla base della creatività ci sia l'imitazione, è perché intanto solidifico degli aspetti sui quali vado a costruire delle novità, e quindi una base di imitazione c'è sempre, e questo ci permette poi o di essere creativi o di portare avanti e arricchire i nostri bagagli. Quindi è come se io stratificassi i miei livelli di conoscenza. Sì. E alla base dell'imitazione non ci sono solo i mirror, sicuramente però i mirror aiutano ad avere quella capacità di codifica
decodifica di quello che noi stiamo osservando per poterlo ripetere. Questo è, però, è chiaro che l'imitazione, come l'empatia, ha tantissimi aspetti, quindi i mirror non sono la panacea di tutti i mali, non sono la risposta a tutti i problemi, sono sicuramente un bel bagaglio che noi possiamo avere e che ci permette sicuramente di entrare in relazione con gli altri. Beh, comunque una grande scoperta, e poi una scoperta che viene dall'Italia, no? In un campo dove forse non avevamo anche una grande storia di scoperte scientifiche. Come fisiologi sì, c'era una storia, soprattutto raccontando Moruzzi, però è chiaro che era una storia meno popolare perché era più per addetti ai lavori. Questa scoperta è stata una scoperta che ha non messo d'accordo tutti, ma non, prima mi chiedevi critiche o come è stata presa, la scoperta non è mai stata messa in discussione. Perché è stata replicata sia nell'uomo che nella scimmia senza alcun dubbio. Quindi i Che neuroni. sappiamo che è il meccanismo tipico della ricerca scientifica, no? Quindi della possibilità di essere replicato e ricostruire gli stessi risultati. Su quello nessuno ha mai avuto dubbi. Le difficoltà o le critiche maggiori sono arrivate rispetto alle funzioni attribuite a questi neuroni o a questo meccanismo. Perché probabilmente è scappata anche un po' la mano a un certo punto, nel senso che poi sembrava che i mirror fossero veramente la risposta ad ogni cosa. Di fatto, col tempo abbiamo visto che anche l'interpretazione iniziale probabilmente spingeva un po' tanto, e quindi è stata Ma rivalutata. cos'è che secondo te ha affascinato tanto di questa scoperta, anche per renderla nota a persone più comuni che non avessero un background scientifico, no? Alla fine è diventato un patrimonio comune di tanta narrativa. Beh, questa è stata, da una parte penso sia stata anche la capacità comunicativa di Rizzo Latti e anche di tutta la sua squadra. Gallese sicuramente è una persona che ha contribuito moltissimo a rendere questa scoperta popolare e anche un linguaggio molto, molto comune, che raggiungeva tutti. Di fatto, sai, nel momento in cui si scopre che il nostro cervello reagisce, nel momento in cui noi entriamo in relazione con l'altro, cosa che sapevamo già, però reagisce come se fossimo noi ad eseguire quell'azione che stiamo osservando o a esperire quel tipo di emozione o a rispondere in maniera coerente con quello che vediamo. E questo ci lega all'altro, ci aiuta nell'idea di. Ci dà come dire, un'immagine di noi che è quella di poter essere in Anche relazione. di una società interconnessa, anche forse, Esatto, cioè sulla possibilità di entrare in relazione perché siamo simili, ci riconosciamo e non perché la filosofia, la religione o qualcosa ce lo dice, ma perché il nostro meccanismo, il nostro cervello reagisce. ci fa funzionare così. È un'evidenza importante, sicuramente. Bello, affascinante questa storia. Senti, torniamo un po' indietro su che cosa sono appunto i neuroni specchio. Tu hai parlato di cellule, dove si trovano, hai parlato anche di corteccia prefrontale. Ci racconti un po' in facile facile dove sono e come sono fatti. Facile, facile, il nostro cervello è organizzato in aree diverse e anche se siamo lontani da un'idea che ogni area è legata a una specifica funzione, è soltanto quella, e Ecco, oggi questa invece era una teoria che fino a qualche anno fa invece. molto presente. Oggi si parla di connessioni e di aree che sono connesse tra di loro e quindi svolgono funzioni grazie a questa iperconnettività o iperconnessione tra aree. Però non possiamo dimenticare il sistema motorio, cioè comunque alcune aree primarie svolgono esattamente quella funzione. Tra queste c'è la corteccia. Quindi danno al nostro corpo l'input di muoversi. La nostra corteccia motoria che sta dentro il nostro cervello e Ovunque, su tutto il. no, è una zona specifica che dice lì dentro abitano dei neuroni che servono per l'esecuzione del movimento.
il nostro movimento, noi siamo il sistema motorio, non comprende soltanto il cervello, prende anche il midollo spinale e poi tutta la periferia, che è quella legata ai nostri arti, però di fatto l'input arriva da lì, passa e arriva e noi possiamo muoverci. Di fianco a questa corteccia motoria c'è una corteccia che si chiama corteccia premotoria, dove sono stati trovati i neuroni MIR. Nella scimmia è chiamata area F5, secondo la nomenclatura legata alla mappatura che sempre qua a Parma, grazie a Lupino, Matelli, altri professori Rizzolati hanno fatto, quindi hanno studiato le proprietà di tante aree del cervello della scimmia e hanno potuto definirne i confini e nominarle secondo una nomenclatura che, se ha come lettera iniziale la F, significa che sta nella parte frontale del cervello. E poi dopo hanno studiato anche il parietale e altre aree. E quindi lì stavano studiando, lì stavano lavorando, in questa corteccia premotoria della scimmia, area F5, e lì sono stati trovati i MIR per la primissima volta. In realtà i MIR non abitano solo lì, abitano in altre zone del cervello e quindi non sono localizzate soltanto in quella area specifica, e lo stesso vale anche per l'uomo. Quindi quando parliamo di particolarmente dell'uomo, parliamo di questo meccanismo e le funzioni che sottendono a questi meccanismi MIR sono differenti a seconda di dove sono localizzati, dove si trovano, dov'è quell'area del cervello che risponde a determinati stimoli. Di solito si parla, o parlavamo un tempo, di un sistema freddo più legato alle azioni, quindi che comprende la corteccia, la parte frontale del nostro cervello, e un'altra parte che è legata al lobo parietale. Lì la codifica dell'informazione è legata durante l'osservazione, quindi attivazione MIR, durante l'osservazione dell'azione che l'altro sta eseguendo, dove noi possiamo capire che cosa l'altro fa, perché lo sta facendo, ma anche la modalità con cui lo sta facendo. E questo ci danno tutte queste informazioni ci permettono di essere più capaci di comprendere l'altro. Poi c'è tutto un altro aspetto che è invece legato più ad aspetti di natura emozionale, che vede coinvolte altre aree del cervello. Quindi se noi però parliamo strettamente del motorio e cominciamo a scendere poi sul tema che ci tocca più da vicino, cosa succede se è stata lesionata, ad esempio, in un'età molto precoce, come succede ai bambini, a molti dei bambini con paralisi cerebrale infantile, che hanno appunto degli esiti di ictus o di altri danni cerebrali alla nascita? Cosa succede se viene colpita proprio quell'area lì, l'area F5? Vuol dire che loro non hanno più questo meccanismo, oppure altre aree vanno a vicariare queste funzioni? Sì, non è così, per fortuna non è così, nel senso che comunque proprio superando quell'idea di compartimenti stagni. Esatto, e soprattutto se la lesione avviene in una fase precoce della vita, c'è una riorganizzazione in termini di plasticità cerebrale del sistema, quindi noi abbiamo un emisfero destro e un emisfero sinistro, quindi alcune funzioni sono più localizzate in un determinato emisfero, ma questo non vale per i mirror, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa che sta lì e solo lì. Non esistono studi oggi che mostrano come, anche volendo, esistono studi di inibizione di alcuni nodi che appartengono al meccanismo MIR, che in qualche modo alterano alcuni elementi, però è un aspetto transitorio e fatto in laboratorio attraverso una stimolazione magnetica transcranica, che è un altro strumento che viene utilizzato, che permette di silenziare temporaneamente alcuni, in maniera transitoria, alcuni nodi di questo sistema. Questo è una cosa che viene studiata in laboratorio. Nel momento in cui parliamo invece di un danno che è a partire dalla nascita, dobbiamo tenere conto di una riorganizzazione, per fortuna, che esiste, e quindi non parleremo mai di un'assenza di neuroni MIR, anche se fosse colpita in maniera selettiva quell'area F5, che poi insomma, no, non può essere per forza così, e per fortuna non è così.
E quindi anche negli adulti succede così, oppure appunto c'è questo vantaggio evolutivo dei neonati che comunque hanno ancora un organismo in evoluzione, in formazione, e quindi hanno questa neuroplasticità? Sicuramente in età dello sviluppo il vantaggio è superiore, non c'è dubbio su questo. E man mano che la persona cresce, quindi che l'organizzazione è più stabilita, un minimo di riorganizzazione avviene ugualmente, perché in qualche modo quella parte del quel territorio colpito deve riorganizzare grazie alla compensazione o alla copresenza di altre aree che vengono poi coinvolte. È misura minore, però se non ci fosse questo non potremmo mai parlare di riabilitazione, non potremmo mai pensare che di fatto comunque tutto serve perché rimettiamo in campo nuove risorse. È chiaro che nel tempo quella flessibilità diminuisce. Senti, hai parlato anche tu adesso di riabilitazione. Vogliamo cominciare a spiegare che cosa hanno a che vedere i neuroni specchio con la riabilitazione motoria? Perché sono stati una scoperta importante anche rispetto alle diverse metodiche con cui ci si avvicinava alla riabilitazione motoria fino appunto gli anni 80-90. Sì, il grande problema successivo alla scoperta è stato anche quello della ricaduta successiva, cioè come possiamo utilizzare questa scoperta anche da un punto di vista clinico, perché in parte, e apro una parentesi, all'inizio degli anni 2000 si era palesata l'idea che questa scoperta potesse spiegare l'autismo. Con questa teoria del broken mirror che poteva rappresentare. Quindi il meccanismo specchio rotto, come se. Il meccanismo rotto. Questa è stata un'intuizione di Ramachandran e della Obermann che escono con questo articolo su Scientific America e scrivono: l'autismo si spiega attraverso il broken mirror, quindi la rottura dello specchio. È chiaro che questa cosa si è tirata dietro un monte di critiche, soprattutto perché andava a contrastare una teoria più di natura cognitiva legata al mondo inglese dell'Uta Frith, di Baron Cohen e della APEC, che dicevano il problema dell'autismo è un problema di teoria della mente, cioè andavano proprio su un altro versante. Anche noi siamo intervenuti in questo dibattito e forse siamo stati tirati dentro. Quasi richiamati necessariamente, abbiamo iniziato anche noi a studiare i disturbi dello spettro autistico. Non apro la parentesi, chiudo la parentesi rapidamente, il punto chiave è che l'autismo, il disturbo dello spettro, è un disturbo del neurosviluppo che ha una base in natura genetica e quindi non possiamo assolutamente far coincidere la rottura dello specchio, per quanto affascinante, con l'autismo. Alcune funzioni tipiche meccanismo che sottendono a quelle che sono le funzioni del meccanismo mirror sono alterate nell'autismo, la capacità di comprendere l'altro, di comprendere l'intenzione e vari altri aspetti, ma non possiamo pensare che l'autismo si risolva. È un disturbo così complesso che non può essere risolto semplicemente né con la teoria della mente, nemmeno con la rottura dei mirror. Quindi chiudo la parentesi sull'autismo. Per quanto riguarda invece la neuroriabilitazione, qua è chiaro che la riflessione che è iniziata a Buccino negli anni 2000, direi, è stata anche questa una ottima intuizione, che noi nel tempo e soprattutto negli ultimi anni abbiamo raccolto sempre di più. Ma questo perché? Perché noi partiamo dal presupposto che grazie ai mirror noi abbiamo un doppio accesso al sistema motorio. Cosa significa? Che noi possiamo accedere al sistema motorio chiedendo alla persona di muoversi e lì per forza si attiva, cioè l'input arriva e la persona si muove. Oppure la persona sta ferma e osserva l'azione eseguita da un altro. Sapendo e grazie alla presenza di questo meccanismo, noi possiamo attivare il sistema motorio anche quando la persona non si sta muovendo
realmente. Attivare questo... vuol dire imparare quel movimento? No, vuol dire... Non ho capito. Attivare vuol dire imparare quel movimento o vuol dire solo copiarlo, farlo? No, non vuol dire niente, vuol dire che nel momento in cui noi osserviamo il nostro sistema motorio, quella popolazione di neuroni che sono presenti all'interno del nostro sistema motorio e che hanno la capacità di attivarsi anche di fronte all'osservazione dell'azione, iniziano a muoversi, iniziano a sparare. A sparare, voi rilevate questo attraverso? Noi lo rileviamo attraverso una risonanza, una PET, una TMS, un EEG, si vede un tracciato piatto e poi quando si vede invece l'attivazione si vede un picco. Allora, per quanto riguarda l'EEG, si vede un tracciato in movimento continuo e quando si osserva l'azione si vede una desincronizzazione del ritmo cerebrale, che è simile a quando il soggetto si muove. Questa è la base. Quindi, perché tu possa definire un meccanismo mirror o un neurone, il neurone deve sempre attivarsi durante l'esecuzione del movimento e lo stesso neurone deve attivarsi durante l'osservazione del movimento. Questa è la base. Se non c'è l'attivazione motoria, fai fatica a dire che è un mirror. Ok? Quindi, ritornando al concetto di riabilitazione, noi possiamo sfruttare questa proprietà del nostro cervello di essere attivato, quindi di avere la capacità di dare vita a un'attivazione, non so dirti diversamente come si dice attivazione, comunque di queste popolazioni di neuroni durante l'osservazione. Non significa imparare, non significa imitare, non significa nulla. Significa che il cervello si attiva come se la persona stesse eseguendo il movimento. Questa è la base. E diventa una grande potenzialità. Perché? Perché se noi accediamo al sistema motorio della persona, anche attraverso l'osservazione di un gesto, lo possiamo fare nelle fasi precoci della riabilitazione, pensa al paziente post-ictus, nelle fasi in ospedale, semplicemente mostrando dei movimenti. La persona non riesce a muoversi, può osservare dei movimenti, noi possiamo tenere attivo il sistema motorio anche senza l'esecuzione del movimento. Pensa a degli ortopedici, delle persone che hanno un arto immobilizzato col gesso, non lo possono muovere, ma noi possiamo tenerlo attivo. È chiaro che l'attivazione non è uguale a quando la persona esegue il movimento, ma è già sicuramente qualcosa che permette di non lasciare che per un periodo quella corteccia si spenga o comunque si addormenti un po' e la teniamo viva, la teniamo sveglia attraverso l'osservazione dell'azione. E questo è potentissimo. Non risolve il problema, ancora una volta, non è la panacea di tutti i mali, è un coadiuvante, un aiuto che può essere aggiunto alle terapie tradizionali, a tutto quello che tutto il mondo della riabilitazione sa fare come mestiere, che non è il nostro. Su questo, Maddalena, vuoi citare qualche esempio? Perché ci hai parlato dei pazienti ortopedici, dei pazienti post-ictus, voi avete fatto degli studi proprio su queste categorie, no? Che cosa gli avete mostrato? Cosa avete visto? Allora, recentemente abbiamo scritto insieme, durante il Covid, non sapendo cosa, non potendo andare a lavorare, e abbiamo passato un lungo periodo a scrivere questo lavoro. Professor Rizzolati, io, Pietro Avanzini, Roberto Gatti di Humanitas e Arturo Nuara abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni che erano presenti in letteratura e che riguardassero studi randomizzati, controllati, che utilizzavano l'Action Observation Treatment. È il nome che codifica questo tipo di trattamento.
Esatto, perché quello che vi raccontavo di come funziona, di fatto è stato coniato il termine Action Observation Treatment, che altro non è che la concatenazione di tre eventi specifici: osservazione dell'azione, motor imagery, che adesso vi spiego cos'è, e esecuzione dell'azione. Quindi noi dobbiamo pensare al fatto che nel momento in cui un'azione viene osservata, siamo in grado di attivare il sistema motore dell'osservatore, che è fermo, che sta solo osservando. Una seconda fase che è stata introdotta viene definita motor imagery, e cioè immaginazione motoria. Cosa significa? Significa che in maniera diretta viene chiesta alla persona di immaginare se stesso eseguire quel determinato movimento. E Senza questo, farlo, solo pensandolo. solo immaginando. Avendo già attivato il sistema motorio, con la motor imagery lo teniamo attivo fino a che gli chiediamo di eseguire il movimento. Quindi mettiamo insieme due booster più uno finale, quindi due pillole che attivano più uno che serve per l'esecuzione. Questa immaginazione motoria non è sempre possibile, è poco controllabile perché noi chiediamo alla persona di immaginare, ma non abbiamo nessun controllo su quello che sta facendo. Quindi spesso e volentieri Non la... c'è modo di misurarla questa in nessuna. No, la si può misurare con delle tecniche, cioè con un EEG, ancora una volta con una risonanza, però è molto complesso strutturare la cosa. Se noi siamo di fianco al letto di una persona o anche soltanto in un laboratorio o in un ambulatorio, è chiaro che facciamo fatica ad avere tutta la... E poi diventa abbastanza intrusiva come cosa. E quindi si tende ad utilizzare l'action observation, quindi osservazione di un movimento più la sua esecuzione. Di fatto però la storia racconta che l'action observation treatment AOT nasce con questi tre elementi. Quando è possibile li mettiamo tutti e tre, quando non è possibile ne mettiamo due, osservazione ed esecuzione. Quindi nel momento in cui arriva la pandemia, noi ci mettiamo a studiare questo aspetto perché era un po' di tempo che riflettevamo anche su come rendere questo tipo di approccio un po' meglio definito, nel senso che gli studi in letteratura esistono, ce ne sono, abbiamo raccolto circa 51 trial fino al 2020, quindi sicuramente oggi ce ne sono di più, che applicano questa metodologia, che non è nuova, se vogliamo, non è nuova, perché anche guarda quello che faccio io e poi ripetilo, tante volte i riabilitatori fanno così, mostrano il gesto. Quello che noi abbiamo fatto è cercare di definirlo un po' meglio. Questo E perché... forse mancava proprio la parte anche legante intermedia, no? Della motor imagery. No, in alcuni studi c'è, in realtà in letteratura c'è tanta roba, quello che noi... Però dico, nella storia della riabilitazione è molto basato sul io faccio, tu mi guardi e poi lo replichi, ma non immagini. Alcuni lo fanno, altri no, manca un po' la standardizzazione rispetto a questa cosa, quindi una sua definizione. L'altro aspetto, accanto agli studi clinici, noi non abbiamo pazienti dentro il nostro istituto, lavoriamo in quelli che sono i modelli preclinici, quindi creiamo in laboratorio un modello che può essere studiato da un punto di vista della fisiologia, come siamo esperti noi, per poter poi raccontarlo al di fuori. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un modello di un paziente che non era un ortopedico, ma era simile ortopedico. Questo perché? Perché nel momento in cui studi, ti approcci alla clinica, tu arrivi ad approcciare un paziente che ha già avuto un danno, un problema o quello che è. Non sai quello che veniva prima, com'era il suo funzionamento prima. E il ragionamento che noi abbiamo fatto è stato proprio questo. Creiamoci dei modelli che assomigliano alla clinica, che sono transitori, ma che ci permettono di studiare tutte le fasi. E quindi, grazie ad altre colleghe, Doriana De Marco ed Emilia Scalona, abbiamo creato questo modello preclinico, immobilizzando per 16 ore degli studenti, mettendogli un tutore e studiando però il loro movimento
attraverso la cinematica, significa che gli mettevamo dei marker sul braccio e studiavamo il loro movimento senza nessun difetto, senza nessuna alterazione, durante dei movimenti di afferramento di palline, quindi una cosa molto semplice. Dopo aver fatto queste registrazioni e quindi aver raccolto il loro movimento, quindi la cinematica del loro movimento, li abbiamo immobilizzati. E a quel punto loro per 16 ore se ne sono andati a casa e hanno comodamente dormito con questo tutore per tutto il tempo. Quando una volta tornati in laboratorio, una parte di questi osservavano tramite visore in realtà virtuale un avatar che eseguiva gli stessi movimenti in una prospettiva egocentrica, come se fossero loro, come se fosse il loro braccio ad eseguire quel movimento. Un altro gruppo, il secondo gruppo, che ha fatto la stessa procedura, ma invece che osservare l'avatar che eseguiva il movimento, ha osservato dei paesaggi. Poi sono stati sbendati. Quindi mai invece l'avatar in terza persona, non in prima persona. Che volevamo essere certi che l'effetto fosse legato, perché abbiamo studi che mostrano come la prima persona, l'osservazione in prima persona, soprattutto per gesti che riguardano l'arto superiore, se è compatibile con lo schema motorio del soggetto, è molto più efficace rispetto ad un'osservazione in terza persona. Quindi, ok, quindi più forte, sono io che agisco. Sì, è chiaro che questo non può essere fatto con tutti i movimenti, perché se hai dei movimenti di camminata o di full body, pieno corpo, non è che puoi farlo vedere in prima persona. Però arto superiore, se è compatibile e coerente col tuo schema motorio, è molto più efficace, ti dà quest'idea proprio di immedesimazione molto più forte. E questi vengono da altri studi fatti di elettroencefalografia da una collega che si chiama Monica Angelini, che mostra come la risposta del nostro cervello sia più forte quando osserviamo un gesto in prima persona. Ok, quindi, scusami, ti ho interrotto di nuovo, vai avanti con i risultati di questo esperimento fra chi guardava l'avatar e chi guardava i paesaggi. Esatto, super rapidamente, quello che abbiamo trovato è che il gruppo che guardava l'avatar aveva un difetto nel movimento minore rispetto al gruppo che vedeva i paesaggi. Significa che quell'attivazione tramite osservazione o quell'osservazione del gesto aveva tenuto sempre attivo il loro sistema motorio in modo da rendere meno potente l'immobilizzazione per quelle 12 ore. Quindi questo significa che ha preservato ed è riuscito a tenere più vivo il sistema motorio, che non significa che il difetto o il movimento fosse più, come dire, fosse diverso da quello dell'inizio. Era diverso, ma era meno deficitario rispetto al gruppo che aveva visto i paesaggi. Questo è stato un lavoro importante per noi, perché ha mostrato come effettivamente la protezione data da un'osservazione dell'azione permette poi di recuperare più rapidamente o andare più rapidamente verso un gesto simile a quello pre-immobilizzazione. Tu Maddalena oggi l'hai citato più volte, che questo meccanismo è efficace, lo abbiamo dimostrato, però soprattutto in caso di danni neurologici, ma credo anche in caso di danni ortopedici, appunto non è miracoloso e non funziona da solo, quindi è sempre un trattamento da fare in abbinata ad altri trattamenti, come ad esempio la mobilizzazione, parlando appunto di fisioterapisti. Assolutamente sì, cioè questo ci teniamo sempre a ripeterlo, noi non siamo né riabilitatori né fisioterapisti, siamo dei neuroscienziati che studiano il funzionamento, il meccanismo, per arrivare a definire quelle che sono le buone prassi per l'utilizzo di un action observation treatment, che può essere utilizzato durante le fasi della terapia. Tanto male non fa, nel senso che comunque è l'osservazione di movimenti che sono coerenti con quel difetto che in quel momento la persona sta portando, quindi arto inferiore, arto superiore,
che permettono di tenere vivo il sistema motorio. Però quindi, ecco, parliamo anche di questo, male non fa, è vero che appunto non ci sono effetti collaterali, però potrebbe essere inefficace, no? Se non seguito secondo, o comunque meno efficace rispetto alla sua potenzialità. Ci racconti che cosa deve essere fatto per eseguire questo processo dell'AOT in maniera più efficace, no? Perché le mamme spesso ci dicono: ma io gli faccio vedere questo movimento, che richieste devo fare? Qual è il repertorio di informazioni che noi dobbiamo avere per comprendere l'altro? Oppure, parlando dei gemelli, no? Che vivono in questa costante imitazione, soprattutto quando sono piccoli. Ci dai qualche indicazione anche su questo? Sulla... Sì, questi aspetti noi li stiamo ancora studiando, nel senso che prima di dire qualcosa abbiamo sempre bisogno della prova provata che questo funzioni. Partiamo dal presupposto che anche in studi che hanno scopi diversi troviamo che ci sono dei rispondere e non rispondere, cioè ci sono delle persone che rispondono maggiormente durante l'osservazione dell'azione e persone che rispondono meno, e questo fa parte della differenza che noi abbiamo, siamo tutti uno diverso dall'altro. Questo non significa che non la corteccia non si attivi o non risponda, ma risponde in misura minore. Quindi anche questo aspetto è un aspetto, per esempio, che Arturo, sul quale lui sta approfondendo come fisiologo tutta questa parte, anche per riuscire a capire se ci sono dei presupposti o dei predittori che noi possiamo valutare da un punto di vista della neurofisiologia per dire: guarda, è meglio fare così o lascia perdere perché tanto non servirà a nulla. Questa è una parte che ancora sta... Quindi non sappiamo quali sono le caratteristiche di questi non responder. Questi sono, possono essere di qualsiasi tipo, però di fatto quello lo stiamo studiando, per capire anche e nel creare dei protocolli sempre più individualizzati. Questo diventa fondamentale, perché è inutile perdere tempo quando il tempo non ce n'è, e quindi proporre cose che non servono. Andiamo nella direzione dei responder, quindi persone che attivano la loro corteccia motoria nel momento in cui osservano un'azione eseguita da un altro. Questo permette, e sicuramente un aspetto che noi sappiamo è l'osservazione in prima persona. Questo lo sappiamo, quindi questo ci permette di rendere la cosa più coinvolgente e da parte dell'osservatore essere più immedesimato nel gesto. Ultimamente stiamo vedendo che l'utilizzo di realtà aumentata, visori, avatar, che richiedono però un lavoro di sviluppo da parte anche di ingegneri, lo stiamo facendo, è più efficace rispetto a un'osservazione bidimensionale, 2D, cioè attraverso dei video. E le richieste che solitamente vengono fatte è: osserva il gesto, immagina il gesto, chiudi gli occhi e immagini il gesto e ripeti quello che stai osservando. La dose sulla dose non siamo ancora allineati, nel senso che non abbiamo ancora dati che ci permettono di dire. Cioè, se è giusto ripeterlo 15 volte, 30 volte o... No. Anche perché dopo un po' le persone si stufano, perché non è che stiamo facendo vedere delle cose divertentissime, entusiasmanti. Vedono dei gesti che eseguono con le mani. Un'altra riflessione che stiamo facendo, prendendo spunto anche dall'idea del modello prossimale di Adriano Ferrari, è quella di capire se ha più senso presentare degli stimoli che sono più vicini al repertorio motorio del soggetto, cioè quello che lui effettivamente può fare. La conclusione del lavoro che avevamo fatto insieme era presentare dei movimenti che sono sfidanti ma raggiungibili, challenging but achievable, quindi è importante anche non stare a presentare dei movimenti che sono completamente impossibili. Quindi chiedere a un neonato di attivarsi a prendere un oggetto quando ancora non ha quel tipo di funzione sviluppata. Che non fa parte del suo repertorio motorio, è tutto presente ma non è ancora sviluppato. C'è un bello studio di Beckering di qualche anno fa che mette a confronto bambini gattonatori con bambini che già camminano.
li presenta studiando con una cuffia EEG, studiando la reattività dei ritmi cerebrali, la risposta durante l'osservazione di un gesto che appartiene al repertorio motore del bambino. Il gattonatore sa gattonare ma non sa camminare, e il camminatore che sa camminare e ha gattonato, o no, credo che abbia... Forse non ha neanche passato quella fase. E lì vede come ci sia una risposta più viva da parte delle cortecce nel momento in cui il bambino osserva un gesto che appartiene al suo repertorio motorio. Perché lo riconosce, lo può fare, è raggiungibile per lui, è comprensibile. Quindi anche su questo stiamo ragionando molto rispetto all'idea di proporre qualcosa che non deve essere per forza uguale, identico, ma forse quella... Che risuoni, no? Esatto, il concetto deve diventare quello. Poi... Senti, abbiamo parlato, faccio una nuova interruzione solo perché spesso abbiamo parlato di arti superiori, ma in realtà la codifica di questo AOT, Action Observation Treatment, vale sia per tutti gli aspetti motori, quindi sia attivazione degli arti superiori che degli arti inferiori? Sì, assolutamente sì. L'arto In superiore... maniera uguale o... Non ho dati di differenza, i lavori riguardano maggiormente l'arto superiore, un po' perché è più facile da studiare, e un po' perché sì, piede, gamba, anche a livello di rappresentazione, come a livello di rappresentazione motoria nel cervello è un pochino più complicato. La mano si porta dietro anche il braccio, si possono fare molte più cose. Sì, ci sono studi che mettono a confronto un grasping con la mano, con la bocca, col piede, e si vede che sì, cioè, chiaramente c'è una rappresentazione in zone differenti dove c'è il piede, c'è la mano, c'è la bocca. Però è chiaro che con la mano puoi fare veramente tante cose, quindi prevalentemente si studia quello. Inizieremo anche noi adesso a studiare la parte dell'arto inferiore, perché soprattutto tanti infortuni sportivi riguardano quello, perché stiamo lavorando in collaborazione con Humanitas e con Roberto Gatti, dove hanno una valanga di protesi d'anca e ginocchio settimanali, e quindi comunque è possibile anche fare studi clinici con loro. E noi partiremo anche noi con degli studi invece sempre su un modello preclinico che riguarda l'arto inferiore, ma anche di reattività durante l'osservazione di gesti che coinvolgono tutto il corpo. Siamo sempre molto cauti perché ci muoviamo solamente quando abbiamo dati certi. Giusto, guarda, abbiamo fatto proprio qualche giorno fa anche un'intervista simile sulla parte relativa al metodo scientifico, quindi anche noi ci stiamo educando tutti a leggere meglio gli studi, i risultati degli studi e delle pubblicazioni solo quando effettivamente appunto sono state provate. No, senti, ancora una cosa mi viene in mente. Mi senti? Sì. Sì, adesso sì, ho rimesso la password. Un altro elemento rispetto a, tu dicevi prima, certo i video che gli mostriamo sono video abbastanza ripetitivi, abbastanza noiosi. Quanto conta tutto il coinvolgimento rispetto alla relazione che tu hai con l'altro che ti mostra qualcosa che tu devi imparare o nel guardare questo video? Quanto conta il coinvolgimento di altri sensi? La relazione ad esempio madre-figlio o la relazione fra un pari, una persona che ha lo stesso tuo tipo di problema? E qua distinguerei, farei una differenza tra età pediatrica e età non pediatrica, nel senso che parto dalla parte più facile. E la noia un adulto la tollera meglio quando ha l'obiettivo della guarigione, nel senso che se, come dire, è molto endogena la cosa, voglio guarire, voglio stare meglio, faccio di tutto per... E poi sapevo anche come utilizzavo quel braccio, no? Che spesso nei nostri bambini invece non c'è quel tipo di esperienza. Ci sono tanti aspetti, sì, molto... Con gli adulti è più facile perché di fatto, insomma,
di base loro già partono con la volontà di poter stare meglio, quindi lì se anche sono noiosi è chiaro che l'attenzione non deve essere persa, perché se perdi l'attenzione perdi il fuoco su quello che stai osservando e non serve più a niente, perché poi il compito che viene dato al soggetto è fondamentale perché quello orienta l'attenzione da una parte all'altra. Però il mondo degli adulti è un mondo complicato perché come dire, il delta è minore come recupero, però è più facile la gestione e la preparazione anche di stimoli. Adesso, per esempio, in un progetto con INAIL che nasce grazie proprio a voi, oggi lavoriamo sul recupero del gesto lavorativo. Quindi, lavoratori che devono essere a seguito di un danno, Infortunio. infortunio, anche non mi veniva all'arto superiore, devono rientrare al lavoro e l'idea è stata quella di presentargli dei gesti che erano coerenti con la loro attività lavorativa. Quindi non fare un tipo di riabilitazione, non presentare, non proporre una riabilitazione che riguarda per esempio spalla e braccio in un contesto poco significativo per loro, lì ci pensano i riabilitatori, noi proponiamo tramite realtà virtuale degli scenari che coinvolgono, che sono molto vicini alla loro attività lavorativa. Questo ci raccontavano proprio recentemente che aiuta molto perché è molto più stimolante, molto più ingaggiante e insomma il punto non è tanto arrivare al recupero superiore rispetto a quelle che sono le attività o le buone prassi della riabilitazione, è arrivarci un po' prima. Quindi quello che Quindi accorciare i tempi, no? Questo meccanismo funziona nel mantenere un livello e poi comprimere i tempi di recupero. sì, l'idea che ci stiamo facendo è più quella, cioè di avere un anticipo nel recupero. È ancora da valutare, è ancora da studiare, però probabilmente funzionerà in questo modo qua. Quindi il recupero arriva, i due gruppi arrivano, se messi a confronto, allo stesso livello, però chi ha fatto OT ci arriva prima. Il mondo dei bambini invece è un mondo diverso, quindi quando entriamo nel mondo della pediatria si parla di altre cose, nel senso che, e questa è un'esperienza che ci avete insegnato voi, la possibilità di poter presentare degli stimoli che sono più ingaggianti per loro. Il progetto Mirrorball ha funzionato molto bene perché era stato creato intorno qualcosa che noi non riuscivamo a fare, questo è stato merito vostro, avete portato l'idea del mago, l'idea di creare una realtà intorno a loro che fosse divertente. E questo, quando parliamo del mondo dei bambini, sicuramente è un elemento da tenere presente, perché quella motivazione loro non la possono avere, perché non la conoscono, perché non gli appartiene, perché comunque va bene anche così, quello che non faccio con una mano lo faccio con l'altro e faccio come posso e mi riorganizzo. In realtà, grazie a voi, le stelline piuttosto che il mago, piuttosto che tutta una serie di creare un setting che sia divertente, accogliente e a misura loro è stata la chiave che ha permesso poi di far funzionare le cose, perché a maggior ragione la fatica dell'osservazione e del controllo dell'osservazione con loro c'è, perché non sei sicuro che stiano effettivamente guardando. Immagina quando gli chiedi di fare una motor imagery, chissà cosa stanno facendo, se stanno veramente pensando a loro che muovono quel gesto, e poi l'esecuzione, quella lì è la parte più facile. Però di fatto ci sono tanti elementi che escono dal controllo. Se non vuoi fare una cosa con una cuffia EG, con un'altra cosa, se vuoi fare qualcosa di più ecologico possibile, devi scendere a patti moltissimo e con le richieste che fai, e sicuramente arricchire il contesto di elementi che sono significativi per loro. E senti, c'è qualche altro studio che poi ha dimostrato che, ad esempio, alti livelli di engagement o l'attivazione di altri canali, no? Penso al parlare, penso all'ascoltare, penso alla vista, quindi ai bambini, ad esempio, con ipovisione o ai bambini ciechi. Ci sono altri canali che possono aumentare, dare come un boost a questa esperienza, secondo la letteratura?
Allora, aumentare non te lo so dire, nel senso che sicuramente una multisensorialità è più ingaggiante, su quello non c'è assolutamente. Sappiamo che il meccanismo specchio reagisce, si attiva anche sulla base di imitazione di suoni o di. Si attiva all'ascolto, non parlare di imitazione, perché l'imitazione è già un'altra roba. Si attiva. Sono stati mostrati, sono stati trovati quelli che sono chiamati gli audio mirror. Che cosa significa? Significa che sono una classe di neuroni che si attiva nel momento in cui la scimmia ascolta un suono che è coerente con un'azione che conosce. Cosa significa? Che se la scimmia vede rompere un giornale e osserva, e lì hai un'attivazione perché comunque la scimmia riesce a rompere. Facciamo la nocciolina che è più facile. La scimmia rompe la nocciolina e si attivano i mirror. La scimmia osserva lo sperimentatore rompere la nocciolina e si attivano i mirror. La scimmia non vede niente, ma sente il suono della rottura della nocciolina e si attivano i mirror. Ok. Questo perché? Perché ci sono delle azioni che sono facilmente riconducibili a dei suoni. L'esempio che fa sempre il professore Izzolati è: sono nella mia stanza d'albergo, ascolto in corridoio, sento un movimento di passi, riesco facilmente a capire che quelli sono dei passi, dei rumori legati a un movimento specifico. Quindi è possibile, cioè le persone ipovedenti non è che non ce li hanno i mirror, hanno canali differenti di attivazione. Ci sono studi e su persone aplasiche, quindi nate senza entrambe le braccia, dove l'osservazione di movimenti eseguiti con il braccio non viene mappata nelle aree della mano perché non c'è la mano, ma viene mappata in termini di goal, quindi ancora una volta di scopo nelle aree che sono piede e bocca, perché quelle ci sono. Quindi la codifica non è per forza legata a una coerenza stretta stretta. C'è una codifica dello scopo, una decodifica di quello che è lo scopo generale della. E allora ti chiedo, tornando indietro ai neonati e ai bambini molto piccoli, che hanno un repertorio forse di azioni più limitato, no? Rispetto a un adulto che ne ha già sperimentate tante, ha acquisito tante competenze, nel loro caso c'è un preset, un qualcosa di già innato, quindi nasciamo già con una capacità di comprendere alcune cose che non sono magari il movimento dei passi di una sala, d'attesa, ma possono essere altri. Nasciamo con una predisposizione, poi questa è legata anche a quello che è il repertorio motorio della persona che evolve nel tempo, perché quello, ancora una volta, non è che io non posso capire quello che l'altro, osservando, non posso capire quello che l'altro sta facendo, ma d'altra parte, se non appartiene al mio repertorio motorio, faccio fatica, cioè lo capisco, ma non uso i mirror. Questo è un po' l'esempio classico: è se io vedo un cane abbaiare, io capisco che il cane abbaia, ma io non attiverò il mio sistema mirror perché ho un meccanismo mirror, perché io non abbaio. Lo stesso vale per lo scodinzolare. Quindi non vale fra le diverse specie. Sì, e vale se io ce l'ho nel mio repertorio motorio, cioè, però sai, nell'adulto, bene o male, se non ce l'hai diretto, lo costruisci. Nel bambino è giusto presentare qualcosa che sia ancora una volta sfidante ma possibile, perché è inutile che gli presenti delle cose che è impossibilitato fare. Quindi Vero. è legato tutto a delle potenzialità presenti che è inutile stressare, anche perché non serve a niente. Più vicino è più fattibile. Senti, gemelli, c'è qualche studio che ci dice che gemelli insieme, noi abbiamo tanti casi di bambini in cui un gemello ha appunto una disabilità di tipo motorio e l'altro no. Le mamme ci raccontano spesso della volontà del gemello con l'impairment di imitare l'altro. Allora, studi sui gemelli in questo senso come li indichi tu non li conosco. Ci sono studi sui gemelli, è uno studio
che è stato pubblicato ormai qualche anno fa, fatto da Castiello in Umberto Castiello dell'Università di Padova in collaborazione con Vittorio Gallese, che studia il livello di interazione già presente durante la gestazione tra i due, con movimenti diretti verso l'alto, quindi l'altro. Quindi nel momento in cui immagino, ma questa non ho dati certi, che la copresenza di un fratello senza impairment, senza deficit, sia il modello migliore verso il quale andare, nel senso che sebbene lui non abbia, Modello più prossimale. e lì non è tanto prossimale perché lì è un modello già sviluppato in maniera adeguata, ma se teniamo conto di tutta quella componente emotiva, affettiva e motivazionale, è un modello meraviglioso perché è il mio fratello gemello con il quale ho condiviso tante fasi, già le prime fasi della mia vita, di conseguenza chi meglio di lui può essere il mio compagno di riabilitazione, il mio compagno di giochi e da lì in avanti il mio modello preferito. E quindi Vero. te la do a sensazione più che a dato scientifico, ma immagino che sia quella parte bella. Loro già iniziano la loro vita in coppia, quindi Senti, tu continuo. prima mi hai corretto perché io ho parlato di imitazione, quindi non è corretto dire che l'attivazione di questo processo vuol dire un processo di apprendimento per imitazione? No, non è corretto perché di fatto il processo si attiva a prescindere. Nel senso che non tutte le volte noi, quando noi osserviamo un altro, siamo in una modalità di apprendimento per imitazione. Non è detto. E c'è una volontà di apprendere per imitazione, quindi è qualcosa di più endogeno, più volontario. Il mirror è qualcosa di totalmente non volontario, cioè è un'attivazione che si ha a prescindere da una volontà, nel senso che comunque quando poi entra in campo l'apprendimento per imitazione, quello è un'altra storia, perché c'è un movimento verso uno scopo in maniera specifica da parte del soggetto che è osservare per imitare, per apprendere. Qua entra in campo tutto un altro, un mondo molto simile che viene chiamato Action Observation Training, che stiamo studiando da un po' di tempo a questa parte, in cui abbiamo visto che effettivamente l'alternanza tra osservazione ed esecuzione, nel momento in cui io voglio apprendere un gesto nuovo, come per esempio i nodi da marinaio, l'utilizzo delle bacchette cinesi, se io osservo un modello, osservo e ripeto, osservo e ripeto, osservo e ripeto, questo tipo di approccio è più due volte superiore alla somma della sola osservazione o della sola esecuzione. Mi spiego meglio. Soggetti che sono stati, questo è uno studio condotto da Maria Chiara Bazzini, che è la nostra dottoranda, che si sta occupando proprio di osservazione dell'azione per apprendimento motorio. E abbiamo chiesto a dei soggetti di osservare, cioè di imparare dei nodi da marinaio, che sono una roba complicatissima. E chiaramente erano soggetti che non avevano mai eseguito questi nodi e abbiamo cercato di capire se c'era un vantaggio nell'alternanza tra osservare il modello ed eseguire, osservare il modello ed eseguire rispetto a osservare il modello tante volte e poi eseguire, oppure osservarlo una volta sola e rifarlo tante volte. Quello che abbiamo trovato è che l'alternanza tra osservazione ed esecuzione ha un vantaggio notevolmente superiore della somma del vantaggio dato dalla sola osservazione o dalla sola esecuzione. Quindi anche per apprendere, sicuramente è una modalità, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio, molto efficace. E quindi io guardo i famosi tutorial e di fatto la base è quella. Io osservo quell'altro, poi mi metto lì, lo faccio anch'io, poi stop, vado avanti, faccio e brigo. Osservo e ripeto, osservo e ripeto. Quindi quando parliamo di mirror come meccanismo di base, non parliamo di una volontà da parte del soggetto, per quello ti ho corretto prima, non è un apprendimento per imitazione. Poi c'è il mondo dell'utilizzo dell'informazione a uno scopo specifico, quindi per apprendere, per Quindi imitare.
Non c'è la volontà, ma io posso fare in laboratorio sperimentazioni per cui attivo più o meno il sistema Mirror. Tu prima ci parlavi di TMS, di stimolazione magnetica transcranica. Ci dici qualcosa su questo? Io in laboratorio posso orientare l'attenzione del soggetto, questo lo posso fare, ci sono degli studi che mostrano come se il soggetto afferra una tazza, che è un esempio classico per attivare il meccanismo mirror, io faccio osservare al soggetto questo movimento, magari gli chiedo anche, guarda bene la mano e cerca di capire qual è lo scopo, perché se l'afferramento avviene da sopra, sicuramente lo scopo non sarà bere, ma spostare. Se però chiedo al soggetto di osservare gli stessi movimenti, ma di concentrarsi sul colore della tazza, qua i mirror non sono chiaramente meno coinvolti, perché non è quello il punto che io sto l'attenzione che io oriento del soggetto. Quindi è un meccanismo automatico e chiaramente si attiva in maniera diversa a seconda di quella che è l'informazione che io cerco di decodificare. Chiaro che se io devo osservare Arturo che mi tira una palla, devo essere attenta a ogni suo movimento, perché diventa una reazione verso l'azione dell'altra. Allora certo. Ma se lui adesso non fa niente, qualsiasi movimento che lui fa per me è irrilevante. Quindi in questo Ok, senso, cioè. chiaro. Maddalena, ti abbiamo chiesto un sacco di cose, non ti abbiamo fatto neanche prendere fiato fra una domanda e l'altra. Dimmi tu se abbiamo dimenticato qualcosa, se vogliamo coinvolgere Arturo Nuara, che magari gli facciamo un'ultima domanda che ci è arrivata proprio da una mamma proprio ieri. Adesso vi passo Arturo e no, spero di essere stata chiara. Comunque, tutto il filone che noi oggi portiamo avanti riguarda sia la riabilitazione, quindi il mondo della riabilitazione e in particolar modo per noi la parte preclinica, quello che vi dicevo, studiare bene gli aspetti, quali sono i modulatori che possono rendere più efficace questo tipo di approccio, il mondo dell'apprendimento per imitazione. Apprendimento motorio, quindi per aumentare le proprie competenze, tipo i nodi a marinaio, e il mondo dello sport. Il mondo dello sport che si divide in perfezionamento, quindi perfezionamento di un gesto o apprendimento di un gesto nuovo. Quindi navighiamo in questi tre ambiti, per quello la squadra ha aumentato il suo numero di componenti, perché chiaramente siamo su più campi, su più tavoli. Allora, vedi, ogni volta che dici qualcosa poi mi viene in mente qualcos'altro. Ci dici rispetto a questo che hai detto adesso, è uscita recentemente una pubblicazione anche a tuo nome, che si chiama un libro che si chiama Muovi Storie. Ah, sì, è vero, è vero. Quello riguarda i bimbi. Riguarda i bimbi molto piccoli, no? Riguarda i bimbi delle scuole dell'infanzia. È stato un progetto che ha avuto come sponsor Ferrero, questore Martec, Ferrero, con l'idea di andare a valutare. È stato un lavoro di squadra gigante perché io bellamente stavo a casa, stavo in istituto, ma Valentina Gizzonio, Pamela Papangelo, Marcella, Cosima Marcella e Maria Chiara Bazzini andavano nelle scuole, in cui la proposta è stata quella di provare per una volta a mettere insieme un tipo di training, o ancora una volta, grazie anche all'idea vostra e al materiale che avevamo, vestire questo training coerentemente con l'età dei bambini attraverso delle storie Quindi in cui 3-5 anni. 3-5 anni, in cui noi consegnavamo i classici giochini da ovino Kinder, che ci servivano per stimolare le abilità manuali fini, con delle istruzioni esattamente come sono classiche loro, per stimolare le abilità visospaziali, quindi la capacità di assemblare, e attraverso delle storie in cui ogni bimbo con questo personaggio partecipava e poteva essere personaggio attivo. Queste storie contenevano delle domande che servivano a sollecitare il problem solving e quel tipo di intelligenza che viene chiamata intelligenza fluida. È stato un lavoro gigantesco perché è durato più sessioni con tanti bambini coinvolti,
ma è stato molto interessante perché abbiamo visto che i bambini coinvolti in questo training, se confrontati con bambini che facevano training con dei peluche o cose diverse, avevano effettivamente, potevano sviluppare o avevano sviluppato sia a un anno di distanza che a 2 anni di distanza alla fine del training, questo tipo di competenze che poi andavano a fare il pari con abilità di natura matematica, quindi il famoso mondo delle STEM, e quindi che funzionavano anche estendendo questa capacità e considerando non più l'idea di andare a lavorare solo su una piccola cosa, ma inserendolo in un contesto di gioco divertente, ma con un'idea chiara sotto, che poteva stimolare questi bimbi, che Quindi non è. il frutto di questa ricerca però è diventato un manuale con indicazioni utili per questi Sì, non so se. esercizi. È diventato un libro con tante storie, con del materiale che può essere costruito, che abbiamo sponsorizzato nelle scuole, cioè poco in realtà, ma che dovremmo sponsorizzare nelle scuole dell'infanzia per lavorare in gruppo. Però ha funzionato molto bene. Grazie, Passo. grazie Maddalena. Allora, Arturo, ti facciamo subito un paio di domande. Ricordiamo che noi siamo legati da un affetto profondo a tutto il team di ricerca, dal professor Rizzolatti a Maddalena, a Pietro Avanzini, che oggi non abbiamo visto, ma in particolar modo a Arturo Nuara, perché è stato il medico, il neurologo che ci ha accompagnato proprio in questo progetto Mirrorable. Quindi ti chiederemo qualcosa poi anche di Mirrorable. Però io volevo andare subito sulla domanda che ci fa questa mamma. La domanda ci fa, è se l'azione da ripetere per chi osserva il movimento di un altro, avviene immediatamente o viene solo memorizzata? E poi ci chiede anche se questo tipo di approccio della riabilitazione di cui abbiamo parlato adesso, dell'AOT, funziona, è stato sperimentato anche per i bambini che hanno atetosi, quindi questa forma particolare di paralisi cerebrale. Ok. Ok, mi senti bene perché c'è un po' di ritardo? Sì. Sì, cioè, c'è un po' di ritardo, ma credo che nella registrazione appunto venga fuori bene. Perfetto. Allora, vengo alla prima domanda. Quindi ci si chiede se l'azione dopo il momento dell'osservazione debba essere memorizzata, tra virgolette. Riformulerei un po' il termine, direi reimmaginata, ripassata internamente per poi essere eseguita. Parlando proprio dell'esperienza che abbiamo avuto con Mirrorable, se ti ricordi, no, avevamo deciso di introdurre proprio tra il momento dell'osservazione e quello dell'esecuzione finale un momento di rehearsal, cioè di immaginazione motoria riguardante l'azione appena osservata. Questo ha un preciso razionale neuroscientifico, nel senso che se noi andiamo a vedere proprio il grado di attivazione delle aree cerebrali, motorie, quindi tutte quelle aree della corteccia motoria di cui ti parlava all'inizio Maddalena, in queste 3 fasi, osservazione delle azioni, immaginazione motoria, successiva esecuzione, c'è proprio un progressivo. Una progressiva attivazione, come un gradiente di attivazione che culmina poi nella esecuzione attiva, no? Di quella specificazione. Per cui avere un approccio graduale come questo teoricamente dovrebbe favorire l'esecuzione più efficiente del movimento, come se il sistema motorio fosse adattato e riscaldato in modo graduale, più completo, interponendo un momento di immaginazione motoria al centro. E questo naturalmente non vale per tutte le tipologie di azione, perché dipende anche dalla complessità, dell'azione che stiamo considerando. Quando parliamo di action observation training o treatment, o meglio, nel caso dei bambini con problemi neurologici, in genere parliamo di compiti motori che hanno una certa complessità, o meglio, che sono contestualizzabili all'interno di un gioco, quindi ci sta, per il caso delle magie, dei trucchi magia, il momento dell'immaginazione motoria,
Però se pensiamo invece a azioni molto più semplici, automatiche, che utilizziamo magari più nel training, nei soggetti che devono perfezionare uno specifico movimento, magari questa memorizzazione, questa immaginazione motoria potrebbe venir meno. Quindi direi dipende dal tipo di azione, tendenzialmente sì, è un qualcosa di auspicabile che serve proprio a preattivare un grado maggiore il sistema motorio. Questo sempre sperando di aver interpretato bene il termine memorizzazione dell'azione, però immagino che sia quello. E in un certo senso non è nemmeno sbagliato dire memorizzazione delle azioni, perché tutto questo è volto proprio a imprimere attraverso un processo neuroplastico proprio la formazione di un nuovo schema motore, di un nuovo quello che vengono chiamati engrammi motori, cioè proprio una memoria motoria vera e propria. Quindi è un qualcosa che alla fine culmina proprio in una vera e propria memorizzazione di un nuovo programma motorio. Vengo alla seconda domanda, cioè l'action observation treatment può essere utilizzato nella tetosi? Magari prima, cioè forse spieghiamo un po' qua ai nostri amici, ascoltiamo cosa intendiamo per atetosi, che come tutte le parole mediche è sempre un po' strano, un po' difficile, non si capiscono bene. Anche sillabe con tante consonanti di solito. Esatto. In questo caso pure non è nemmeno italiano, è una parola greca proprio, quindi complicata, cioè c'è la A privativa, quindi contrario di qualcosa, tetos, che vuol dire, è un aggettivo, significa ben piazzato, cioè posizionato, quindi un qualcosa che è posizionato male. Cos'è che si posiziona male? Si posiziona male in questo caso un arto, generalmente l'arto superiore, nell'ambito di un movimento non volontario, quindi è un disposizionamento, tipicamente è un movimento rotatorio, torsionale, principalmente dei segmenti più distali, quindi quelli che vanno più verso la mano, degli arti superiori, che però non è volontaria, c'è un qualcosa che va per conto suo e che prescinde un poco da quella che è la volontarietà del movimento. È un fenomeno positivo, cioè un sintomo positivo. Cosa vuol dire? Che a differenza dell'emiparesi, quindi della debolezza muscolare in un lato del corpo, oppure di tutti quei sintomi neurologici che indicano un deficit di un qualcosa, cioè una mancanza di qualcosa, di sensibilità di movimento, la tetosi fa parte di tutta quella grossa famiglia di sintomi che indica un eccesso di qualcosa, un sintomo positivo, si dice, positivo nel senso che non che è auspicabile, nel senso che è un'aggiunta di un qualcosa che non ci dovrebbe essere, come i tremori, per esempio. La tetosi, e quindi ti sto un po' indirettamente rispondendo alla domanda, cioè se l'action observation treatment serve ad attivare il sistema motorio che ho danneggiato oppure che non, in quel momento non può essere reclutato nel migliore dei modi, allora possiamo già immaginare il fatto che l'OT, l'action observation treatment, non è proprio lo strumento ideale per contrastare un sintomo positivo, ok? Perché là il problema è quello di contrastare un eccesso di movimento. La seconda ragione per cui non è l'approccio ideale è il fatto che la tetosi è un disturbo del movimento involontario, cioè che non ha un obiettivo questo movimento, è un movimento che va sinuoso, torsionale, ma non ha nulla a che vedere con il famoso... Quindi io non lo posso condizionare per fare il gesto invece... Ma allora, se è inserito all'interno di un gesto volontario, si modula, ma si modula perché spesso è mascherato da tutti quelli che sono i movimenti volontari che noi decidiamo di intraprendere in un determinato momento. Però proprio non c'è il razionale fisiologico di base, perché non andiamo a interferire con un movimento che ha una componente volontaria, cioè che non ha un obiettivo determinato dal soggetto, oppure rappresentato grazie all'osservazione di un simile. Questo non significa che non si può fare niente contro la tetosi, perché ci sono delle strategie farmacologiche che interagiscono con alcuni neurotrasmettitori, con la dopamina in particolare, oppure altri farmaci che tendono un poco a attenuare il funzionamento globale del sistema nervoso centrale, però ecco, il tipo di intervento è diverso. Va bene, abbiamo risposto pienamente, secondo me. Senti, io su Mirrorable non ti chiedo niente, poi magari aggiungiamo le risorse che già abbiamo, dei video in cui a fine progetto, in cui ci hai raccontato del progetto. Invece ti faccio davvero un'ultima domanda, stavolta così non vi tengo oltre, se no diventa una video intervista lunghissima.
È una domanda che ci fanno spesso, differenze fra appunto riabilitazione attraverso i neuroni specchio e mirror therapy. Ci puliamo il campo da equivoci anche qua? Sì, allora, l'equivoco nasce dalla parola mirror, intanto per cominciare, che fa parte sia da un lato, per quanto riguarda l'action observation treatment, è insita nel razionale scientifico, no? Perché noi andiamo a sfruttare un meccanismo mirror. La mirror therapy, in senso letterale, è una terapia invece basata sull'utilizzo di uno specchio fisico vero e proprio che viene posizionato proprio, in asse con l'asse sagittale del corpo e che viene utilizzato per dare l'illusione al paziente di muovere un arto paretico, per esempio, grazie al movimento dell'arto sano, la cui rappresentazione, la cui immagine si riflette proprio in questo schermo vero e proprio, perché è uno specchio, si riflette lì e quindi il soggetto ha l'impressione di muovere l'arto deficitario. Ma Questo non attraverso. c'entra niente con l'attivazione dei neuroni specchio. Allora, non è che proprio non c'entra niente, diciamo che se noi pensiamo che quella persona l'obiettivo è quello di attivare, nel caso per esempio dell'ictus, il sistema motorio in modo indiretto attraverso una rappresentazione visiva che concerne lo stesso movimento. E in un certo senso lì c'è esattamente un movimento di un arto che non si sta muovendo e che quindi anche attraverso quei meccanismi di trasformazione, no, visuomotoria potrebbe avere anche una parte mirror. Il problema, o anzi il vantaggio in realtà, è che lì abbiamo degli ingredienti in più, nel senso che abbiamo, punto primo, un arto che si sta realmente muovendo dall'altro lato, ok? Quindi abbiamo un sistema motorio che non è totalmente fermo, o meglio, c'è un emisfero che sta lavorando esattamente in modo attivo. Cosa succede? Cosa succede? Che le informazioni che vengono elaborate in quel momento nel sistema motorio, parte cerebrale, quindi dell'arto, del corrispondente all'arto che si sta muovendo, possono viaggiare attraverso una struttura che si chiama corpo calloso verso l'emisfero danneggiato e quindi dare un flusso attivo di informazioni che è proprio esattamente omologa, a quella che noi vogliamo cercare di risvegliare. A questo aggiungiamo anche una potenziale rappresentazione anche somatosensoriale, cioè significa di sensibilità, tattile proprio, che, viene evocata sempre lì nell'arto sano, in quel momento che potrebbe per esempio manipolare degli oggetti o comunque toccare delle superfici, che esattamente come abbiamo visto per la parte motoria potrebbe fare lo stesso viaggio, diciamo, indiretto. E poi ci sono altri meccanismi un po' più complessi legati all'aspetto più rappresentativo del corpo, alla rappresentazione dello schema corporeo, che riguardano più la parte un po' più meno motoria, più posteriore del cervello, che è il lobo parietale, che possono essere riorganizzate positivamente quando noi facciamo utilizzo di questo specchio, no? Che soprattutto nei pazienti che hanno dei fenomeni particolari che si chiamano Neglect. eccetera, in cui si deve riorganizzare quell'aspetto, diciamo, più di attenzione verso una parte Che del corpo. invece abbiamo visto meno nei bambini, quindi più negli adulti. Sì, sempre per la stessa ragione del linguaggio, no? Cioè, sono delle funzioni che hanno una certa lateralizzazione, per cui se la lesione avviene dopo la fine dello sviluppo del sistema nervoso centrale, allora abbiamo proprio una differenziazione chiara proprio fra sintomi tipicamente da emisfero sinistro e emisfero destro. Nel bambino, soprattutto quando il problema occorre in un'epoca perinatale, questa cosa non avviene perché abbiamo per fortuna la capacità, grazie a dei vivaci processi di neuroplasticità, di rappresentare queste funzioni più simboliche nel caso del linguaggio, oppure legate alla rappresentazione visiva, come nel secondo caso, dell'emisfero che non ha subito danni in quel momento. Ecco, mi sembra un buon messaggio su cui chiudere, quindi questa visione. Sfruttare il fuoco proprio, vero e proprio, che c'è nel cervello plastico dei bambini, cercare di tenerlo vivo con la motivazione, quindi con il gioco, e vestire attraverso il gioco tutti quei protocolli riabilitativi che, con osservazione delle azioni, immaginazione motoria, non fanno altro che
accendere ancora di più questo flusso di informazioni. Vero. Grazie mille, io sono sempre, ogni volta che vi ascolto mi viene voglia di rifare qualche progetto insieme a voi, soprattutto su questa parte che accennava Maddalena prima del training, no? Che è molto affascinante rispetto al treatment, quindi potenziare. Oh, siamo forti, ultimamente siamo forti. No, bravissimi. Molto. Bravissimi, grazie allora a voi e un caro saluto anche a Pietro Vanzini e al professor Giacomo Rizzolatti e magari faremo anche una seconda puntata perché mi rendo conto che ci sono tante cose da approfondire, quindi vi disturberemo di nuovo. Intanto grazie. A voi, ciao, a presto. Ciao. Ciao. Ciao.